E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors. Vi ricordo che è importantissimo il vostro sostegno con i like affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like, so che ce la possiamo fare ragazzi, grazie comunque come sempre a tutti per il supporto. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti praticamente ragazzi a capire cosa, cioè perlomeno a cominciare a capire cosa c'è dietro la questione della Typhon, Mac, siamo riusciti appunto praticamente ad estrapolare insomma le sue emozioni e appunto iniziare a ficcanasare, diciamo così, riguardo questa questione. Siamo riusciti per fortuna ad aiutare Ryan, che purtroppo poverino era racchiuso all'interno del proprio senso di colpa, perché si sentiva in colpa chiaramente per la morte di Gabe, e siamo appunto riusciti ad aiutarlo, per cui io direi di non perdere troppo tempo, di continuare. This one's for you, Gabe. I miss you. I didn't speak this morning. I couldn't. Hearing everyone talk about him, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. But even though I only had one day with him, he changed my life. I said, I didn't know if I belonged here. He told me that home isn't something you find. It's something you build. Bella sta frase. Provando tutti gioia, ragazzi, tranne questa tizia. Ah, ok. Avrei potuto finirlo la volta scorsa. Dimenticavo che mancasse così poco. Comunque, appunto, questo è un dettaglio da tenere in considerazione, ragazzi. Tutti quanti stavano provando la stessa emozione, stavano cercando evidentemente di ricordare con gioia chiaramente Gabe, ricordare i loro momenti felici con lui, ma l'unica che stava invece provando paura, perché quella era paura,
era questa tizia, adesso non mi ricordo il suo nome di preciso, ma era questa tipa, ragazzi, che lavora per la Typhon, guarda caso, per cui direi di tenerlo a mente, di non dimenticarlo. Per cui vediamo un attimino le scelte, ragazzi. Mac se l'è dovuta cavare da solo. Questa volta ho fatto parte del 4%, perché se non mi ricordo male, essendo la maggioranza, ragazzi, per aiutarlo nel momento di panico, mi sa che la prima volta io avevo scelto l'altra opzione. Infatti, ho fatto parte della piccola minoranza di 4% che l'ha lasciato praticamente a se stesso. Io e il 66 abbiamo ricordato ai Lignor cosa è successo. Io e il 61, quindi nel 61% dei casi, Charlotte non ha accettato i soldi della Typhon, per fortuna direi. Alex non si è seduta sul bordo del molo, non sapevo sinceramente poterlo fare. Alex ha messo in ordine l'appartamento, non abbiamo messo nulla sul tavolo commemorativo, non pensavo si potesse fare, o perlomeno non me ne sono accorta. Comunque, Alex non ha guardato il bersaglio, manco questo, regà, evidentemente dire che ci sto attenta di solito quando vado in giro. Alex ha scelto il nome di Alexandra, ok, per il GRV nel 23%. Alex non si è seduta al tavolo in terrazza, quindi non ci siamo tornati. Abbiamo sostenuto nel 61% dei casi l'affermazione di Ryan alla veglia. Ryan, per fortuna, è stato in grado di perdonarsi nel 19%, perché il 68 ha detto a Ryan che Gabe l'avrebbe perdonato, quindi forse questo non lo aiutava col suo stato d'animo, evidentemente. Ryan e Alex si sono abbracciati al burrone. Alex è diventata la campionessa di biliardino, quindi siamo riusciti a vincere solo nel 37% dei casi. Nel 42% abbiamo usato Kravius come boss del GRV. Alex non ha aiutato l'appassionata di birdwatching, io non l'ho mai vista, ragazzi, sinceramente. E Alex non ha aiutato l'uomo triste, chi era quel tipo che stava al negozio di dischi. Niente, raga, mi sono persa qualcosa, ma fa niente, direi di andare al prossimo capitolo. Chiaramente, mostro o mortale, stiamo appena entrando nel capitolo 3. Minchia se è figa lei, raga. Minchia se è figo lui. Porca miseria. No, You have a superpower? l'ha detto pure a You're lei. both fucking with me, right? Non è uno scherzo, no. Do Ryan and I look like the fucking with you type? It's all true. Fine. Then tell me what I'm feeling right now. You're feeling disbelief. Ma non è così che funziona. Ah, sì, lo fa lo stesso? Ok. You're actually a little annoyed. You feel hurt that we didn't tell you until now, whether it's true or not. You don't like being left out. Ta-da! Well, okay. Oh shit. The foosball game. You knew exactly what to do. Vabbè, dai, ne avevi bisogno, cerca di capire. Non era You per needed to focus mentirti, on the positive memories, not get lost in the sadness. I thought it would help. It did. Just warn me next time, okay? se me lo chiedi con quel Deal. faccino, sicuramente. Never thought I'd have a freaky empath friend. Pretty wild. So, any sign of Diane today? Ok, Diane si chiama, sì. Max skipped town. She's Ah, the only Mac one who se n'è left. proprio andato, ragazzi. E No. ciao. But she was in yesterday working on her laptop. You said she was afraid of something around Gabe's death. If she's covering up what Typhon did, I bet there's proof. I hope so. If she comes in today, let's be ready with a plan. In the meantime, I've got to finish my shift. We're on it. Ok, quindi l'unica cosa che possiamo fare Time to earn a adesso paycheck. è... Ok. I should clean the dirty dishes around the bar. L'unica cosa che possiamo fare adesso, ragazzi, è indagare su questa tipa, insomma, How vedere do these cosa birdwatching riusciamo contests even warn the a sightings? trovare. Hanno fatto una targa per Love you, Gabe. Gabe. Non
uscite con un familiare. Che cosa ci... Allora, vediamo di raccogliere. Oh, Ducky. Perché è triste? It's gonna be a long night tonight. Always is. Che c'è, Ducky? Hey, che succede? Ducky. Is everything okay? Of course. I've never felt better. Okay. Glad to hear it. Quindi Mac se l'è data a gambe, ragazzi. Allora, intanto vediamo di raccogliere i piatti in giro, ma Charlotte invece? Charlotte è totalmente apatica. Hey. Getting ready for the big LARP? Oh, hey. Yeah. Trying. I hope we can get Ethan into it. Ma sì, ma di sicuro, dai. Ok. Allora. Sorry. Let's talk later. Sì, sì, ciao, ciao, ne devo andare. Allora, i piatti sporchi sono qua. Ah, questa è arrabbiata. What? Non possiamo sapere il motivo. Ah, sì, possiamo sapere il motivo. Fuck you, Ryan Lucan. Enjoy your birder of the year title. Ha vinto Ryan, quindi l'ha fregata. Ai, 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 ai. Scusate, ragazzi, prendo i piatti zuzzi perché sennò tra un po' cominciano a puzzare. Me li porto via. Ok. Oh, c'è il Linior. Vediamo cos'ha. Secondo me... te pareva. If I can get help on my own, Riley never needs to know about my condition. I won't have to be a burden. It breaks my heart that she's coping with this. Sì, infatti è molto triste, estremamente triste, solo che lei non vuole essere di peso a Riley perché, ragazzi, sta per andare al college, quindi non vuole dirle nulla per non darle un'ulteriore preoccupazione. Questa cosa, appunto, è veramente triste. Where are you, girl from Rome? Gosh, I really miss that song. They used to play it in here all the time. Weird. Bene. I've never heard it. Maybe Jed knows where it went? Allora noi non la conosciamo. Vediamo se possiamo chiedere aiuto a lui. Did you trade out the quarters in the register yet? All you, kid. Ok. Mi puoi dire altro? Hey, where do we keep unused jukebox CDs? We don't. Everything we have is in the jukebox. Ah. Cool. Just curious. Ok, come non detto. Scusa tizia, ma I can't go on a run. Everyone will see how awkward and out of shape I am. Forget it. Been there before. Maybe I can encourage her. Vedete, ragazzi, questo è l'errore. Tutti vedranno che, ma che cazzo te ne frega di tutti? Non ho capito. Hey, can I ask you something? I've always felt too self-conscious to try running. You seem like a pro. Any tips? Oh. Well, definitely don't let that stop you. Just push through it, you know? I'll try that. Thanks. Gran consiglio davvero. Comunque, te pio la roba che sennò pure qua comincia a puzzare fra un po'. Ok. Ce l'abbiamo. Eccola qua. Hey, welcome. I'll be right with you. I better check in with Steph and Ryan. Esatto, era proprio quello che volevo fare. Okay, she's here. What's the plan? Well, addirittura due. Beh, but we're still workshopping them. Ok. Ma due vanno bene, direi. Good to have options, right? Meglio di niente. So what are they? Okay. So here's what I'm thinking. I asked Diane out on a date. Wait, what? And she's so into it. She doesn't notice one Ryan Lucan swiping her laptop. Ryan carries said laptop upstairs, acquiring damning evidence. Maybe Diane and I still hook up? Not important. That's your plan? Follia pura. Cioè, come fa a rubarle il portatile sotto il naso, dai? I do. Now to be clear, it's the same plan.
Except, I'm the distraction. Look, Steph, I don't even think she's gay, all right? She's probably into the rugged mountain man type. Beh, infatti, sono più d'accordo con lui. Continuiamo a lavorarci su, va che è meglio. Ok, maybe these plans do need some more time. What? It's a simple plan, literally two steps. You just need to choose the hotter distraction. Ok, I'm not doing that. You're the only tiebreaker we have. Maledetti. Siete dei maledetti. Allora, quando ho fatto questo gioco per la prima volta, ragazzi, ci ho messo un'eternità a fare questa scelta, ok? Perché sono tutti e due maledettamente sexy, chiaramente. Sono tutti e due maledettamente fregni, ok? È chiarissimo, chiarissimo questo concetto. Quindi lo trovo abbastanza difficile, perché comunque lui ha detto non penso neanche che sia lesbica. Beh, non si può mai dire l'ultima parola. Non è che uno de punto in bianco di solito va in giro a sbandierare il proprio orientamento sessuale, per cui potrebbe anche esserlo e noi non lo sappiamo. Quindi potrebbe funzionare Steph, chiaramente, perché era una strafregna della miseria. Però se non dovesse essere omosessuale ma eterosessuale, quindi le dovessero piacere i maschioni, beh, t'arriva sto pezzo di Marcantonio, alto 1,90 m, bello piazzatello, con due spalle così e quello sguardo sbarazzino, insomma, te fa sentire abbastanza lusingata, direi, no? Per cui, visto che appoggio l'idea di Ryan, nel senso non siamo sicuri che sia lesbica, direi di scegliere lui come distrazione, ragazzi, di non starci troppo a cincischiare sopra. Let's go with Ryan. Scusa Steph, non è un'offesa, appunto. For Diane, I think Ryan is a good choice. This Ryan? Beh, perché? Che cosa avresti da dire? Scusa, sì, vabbè, zia. Look, I appreciate the effort, but we don't even know if she has anything worth stealing yet. I'm just gonna try talking to her. Maybe I can get her worked up and read her emotions. I'll let you know. Ok, Alex vuole passare per una via più larga, perché chiaramente in effetti c'è, che cosa rubiamo? C'è il portatile così a caso, boh. Thanks, Alex. What's the best way to rile her up? Oddio. Cioè, arrivare qui e spararle un "so che siete responsabili", cioè, non lo so, però dice la devo infastidire, quindi questo è il punto, cercare di infastidirla per suscitarle qualche emozione da poter poi leggere chiaramente. Quindi direi che mi sembra, cioè, veramente assurdo che uno arrivi e ti dica questo, però forse il modo migliore per infastidirle è proprio dirle "so che siete responsabili". I know Typhon's responsible for my brother's death. I don't know how. And I don't know why yet, but I will find out. Lei che cosa te deve dire? Alex, I can assure you that Typhon is committed to a full and open investigation. Certo, sì. We want to find those responsible and hold them accountable just as much as you do. That's the truth. She's got a great poker face, unlike Mac. But let's see what she's really feeling. Quindi è più capace di nascondere le proprie emozioni, chiaramente. Let me try and read her first. Vediamo. È arrabbiata, perché? I'm sick of the lies and I'm sick of taking the heat for this company. She's pissed. If I can stoke her anger at Typhon, maybe I can find out more. Ok, per cui tovaglioli, croce, birra, adesivo, what the fuck, volantino della Typhon, vediamo. Integrity to our very core. What? Oh, yeah, that's our motto. It's a motto. Ok, integrità, eh? Certo. Is that your niece and nephew?
They must be proud to have a super-powered businesswoman for an aunt. I suppose. They do look up to me. I try to be the best role model I can. Ah sì, davvero. Davvero un ottimo esempio, direi. Do you belong to a church around here? Hmm? Oh, no. Honestly, I'm sort of lapsed with all that. I do miss it, though. Okay. Now I need to pick something that will push Diane's emotions over the edge. Ok. Riguardo la targa. Look, I know you're not a bad person. But my brother is dead because of the choices you and Typhon made. How does that make you feel? I actually want to know. Alex, Typhon is doing everything we can to address the situation. That's the truth. Okay? Ok, si è incazzata ancora di più. Evidentemente quello che stiamo facendo sta andando bene. That's the emotion I was looking Esatto. For. Time to explore Diane's anger about Typhon. Sì. Comunque le espressioni facciali, ragazzi, in questo gioco le hanno fatte veramente bene, cioè rendono davvero l'idea, eh. Vediamo un po'. Tensione. Ok. Time to find out what Diane is really hiding. Benissimo, sono queste due cose quelle che dobbiamo analizzare, vediamo. Typhon brought me here and look where it got me. Damn them all. Ok, il cellulare. Does it fall within the tolerable limit? Well, as I say in the report, there's a small chance that debris from the detonation could... It's a simple question. It falls within the tolerable limits. Wait, there's something else. Chiavetta USB. I didn't join Typhon to cover up a murder. If they try to pin this on me, I'll have everything I need to fight back. Okay. Holy shit. She must have evidence on the USB stick. Oh, looks like I'll need a distraction after all. Ok, quindi su quella chiavetta c'ha evidentemente delle prove che appunto potrebbero scagionare lei perlomeno dalla responsabilità di quello che è accaduto. Perché a lei avevano chiesto se era pericoloso o meno, mi sembra di aver capito. È arrivato il momento, ragazzi. Forse coraggio, Ryan. Petto in fuori, testa alta, arriva Piero. Forza, ragazzone, coraggio. Alla carica. Dai. Uff. È il momento. Diane? Hey, Ryan. What's up? Well... If you're free later, I was thinking we could go on a hike together. There's some beautiful trails up in the mountains. Mm-hmm. Oh, that sounds like a nice idea. Perché fissi me? Perché guardi me? Cioè, sembra un appuntamento. Oh. Alone in the mountains with this handsome fella? Sounds like a date. How long have you been planning this, you devil? Well, to be honest, I've been wanting to ask you. Sgamo proprio, come ha fatto a non accorgersene proprio. Truth be told. So, what do you say? Hey, no rush. He's not going anywhere. Mull it over. Get back to him. Anyway, gotta go. See ya.
Non è stato molto antisgamo, però vabbè, diciamo che sì, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo preso la pennetta. Insane. My heart is pounding. Ryan, real talk. I think Diane actually Vabbè, wants cioè. you. I know, I can't believe Come non riesco a crederci? Oh, man. Cioè, ragazzi, ma ce li avete gli occhi? Ma io non lo so. Cioè, continuano a parlarne come se fosse Quasimodo del Gobbo di Notre Dame, ma io non lo so. È stato You guys. divertente, dai. Oh, that was Ma che hilarious. Oh cavolo. my God. I hope this was worth it. Speriamo. Però se questa, insomma, è così sicura, bla bla bla, qualcosa di importante ci sarà. Password protected. Guess I'm not surprised. I'll bring this to Riley. See if she's willing to help. She's a Ah. whiz at computer stuff. In the meantime, we have a LARP to do. Grab your hat and meet me at the park. And don't forget your guitar, okay? La chitarra serve proprio? Is the guitar really necessary? What? How can you be a bard without a guitar? The bard's whole job is to musically regale people. Ok, chiedo Well venia. then, Scusa. prepare to be regaled. So, did you finish the thing? Yeah, barely. It took me all night. I haven't carved like that in ages. All right. I need to grab my guitar and the hat that Steph got me. Allora, qua ragazzi, lo sceriffo ha pubblicato uno Wow. stato. Typhon officially clears Typhon of any wrongdoing in death of local man at the hands of Typhon Explosions. Riguardo la questione delle indagini, il commissariato desidera pubblicare un breve aggiornamento riguardo all'indagine in corso sulla morte di Gabe Chen. La morte del signor Chen è stata ufficialmente classificata come un incidente, quindi il caso è chiuso, ragazzi, in pratica. Ah, ok, tuttavia le indagini rimangono aperte. Incoraggiamo i membri della comunità che hanno altre informazioni a condividerle con noi. Il nostro obiettivo è quello di comprendere tutti i dettagli degli eventi che hanno portato alla morte del signor Chen per evitare che succedano cose simili ad altri membri della nostra comunità in futuro. Esatto, e qui la domanda sorge spontanea. Se è stato classificato come incidente, perché state ancora indagando? Incidente, tra virgolette. Oh mio Dio, per favore non fatemi disattivare con me. Oh Madonna, come potete vedere, ragazzi, è super verosimile questa cosa, perché come, insomma, nella realtà la gente si azzuffa anche sotto agli stati, insomma. Oggi pomeriggio rimarremo chiusi per partecipare al gioco d'azione dal vivo organizzato da Steph. Ovviamente la Steph, ci rivediamo stasera al parco per il festival di primavera. Allora, ragazzi, io penso, probabilmente, appunto, andando là fuori, incomincerà il GRV. Io direi, ragazzi, che allora per oggi ci fermiamo qua, così da poter fare, insomma, la prossima volta una sessione di gioco unica riguardo il gioco di ruolo, perché appunto richiederà un pochettino di tempo e non voglio iniziarla oggi e poi spezzarla, sinceramente, a metà, anche perché non so se salverà la partita comunque appunto durante il GRV. Per cui oggi non abbiamo fatto granché, effettivamente, però siamo riusciti a capire che la Typhon, ragazzi, sì, è responsabile, questo sì, l'avevamo già capito, ma Diane sa cose ovviamente più precise, più specifiche, anche perché Mac non è che ne sapeva più di tanto. Se n'è andato, nonostante comunque lui fosse testimone del fatto che la chiamata Gabe l'aveva fatta. E quindi Diane sa che la Typhon nasconde cose e al punto da essere pronta in qualsiasi momento a pararsi il culo con eventuali prove che ha all'interno di questa pennetta USB che siamo riusciti a rubare. Io temo che comunque, ragazzi, se ne accorgerà, presto se ne accorgerà, e temo anche che immaginerà forse chi gliel'ha sottratta, chiaramente, perché magari arrivando al bar ce l'aveva in borsa e poi andandosene dal bar non ce l'aveva più. Con chi ha avuto a contatto nel bar sono con Alex, Ryan, eccetera, quindi facendo 2 più 2 di sicuro lo capirà. Comunque vedremo, insomma, come si svilupperanno le cose la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!